la senti questa voce. Chi canta l'amore, la maglia d'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 63. Buon giovedì 28 gennaio e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, archiviata la vittoria interna contro la Virtus Francavilla in casa Bari, è tempo di pensare al prossimo impegno. Sabato c'è il Teramo, intanto impazza il calcio mercato, ci sono tantissime notizie dell'ultima ora. Puntata odierna dedicata anche al passato biancorosso, via la nostra macchina del tempo, come al solito, come ogni giovedì ci sarà il sondaggio nostalgia e anche un curiosissimo doppio ex di Bari e Teramo. Bene, partiamo subito, ma prima saluto il mio compagno di viaggio odierno, il giornalista del quotidiano di Bari e direttore di 100% Bari, Marco Iusco. Ciao Marco! Io Nicola, un saluto a chi ci sta seguendo. Vi ricordo i contatti per interagire con noi, il numero per i vostri messaggi o note vocali, il 393-949-7483, ripeto 393-949-7483, altrimenti c'è la nostra, la nostra, chiamiamola come vogliamo, chat di Spreaker. Bene, sondaggio nostalgia. Questa settimana ci siamo veramente superati, un sondaggio che vi metterà duramente alla prova. Allora, quello che vi chiediamo è quale la trattativa, ovviamente di calciomercato, più estenuante nella storia del Bari Calcio. Al di là di come è andata a finire, sia se è andata a finire bene, sia se è andata a finire male, quella trattativa lunga che vi ha proprio tenuto col fiato sospeso per tanto tempo. E allora, se penso a una trattativa estenuante, non mi viene che in mente un nome, vale a dire Sebastian Giovinco. Penso che molti converranno con me. Settimane di parole, notizie, indiscrezioni, sogni anche, perché insomma i tifosi sognavano. Alla fine ci fu un clamoroso nulla di fatto. Siamo nell'estate 2010, il Bari di Ventura veniva dal campionato del decimo posto, erano appena andati via Ranocchia e Bonucci e ci si preparava per il campionato delle conferme in Serie A. Poi sappiamo insomma tutti come andò purtroppo quel campionato. La famiglia Matarrese e il neo DS Angelozzi, sostituto di Perinetti, pensarono al grande colpo, al giocatore in grado di cambiare gli equilibri e far fare il salto di qualità al Bari. Giovinco, appunto, estroso e brevilineo attaccante allora alla Juventus. Anche l'agente del giocatore, Andrea D'Amico, si disse possibilista. In un'intervista disse: mister Ventura ha chiamato il ragazzo, lui è entusiasta del progetto e della possibilità che l'allenatore del Bari gli ha prospettato. Sicuramente il suo destino lo decideremo molto presto, anche nei prossimi giorni. Lui è affascinato dal Bari e da mister Ventura, quindi penso che sia la destinazione più gradita al giocatore. Quindi immaginatevi che cosa accadde quando i tifosi sentirono la gente parlare in questi termini. Insomma, la trattativa era quasi fatta, quindi si iniziava anche a ironizzare, la famosa casa Parchitello che molti ricorderete, insomma questa frase che girava sui forum e sui social dell'epoca. Insomma, Giovinco era ad un passo, poi tutto saltò, Giovinco finì al Parma e i tifosi non la pressero affatto bene, perché dopo un po' Giovinco venne a giocare col Parma a Bari, ovviamente in campionato, ci furono insulti e slogan offensivi verso il calciatore e lui era in tribuna e abbandonò la tribuna autorità dello stadio San Nicola prima dell'inizio della sfida tra Bari e Parma. Insomma, una storia finita male, ma come disse Ventura anni dopo, visto come andò quel campionato tra retrocessione e calcio scommesse, forse fu un bene per Giovinco non essere venuto in quel Bari. Però sicuramente per me questa è la trattativa più estenuante. Insomma, io ricordo settimane, tutti lì collegati ad aspettare notizie, perché insomma il nome di Giovinco all'epoca
era un nome importante, il Bari veniva, come detto, da un campionato straordinario, e quindi si pensava che con Giovinco si potesse fare un ulteriore salto di qualità. Marco, per te invece la trattativa più estenuante? Sì, sicuramente non è stata una scelta semplice, Nicola, però oltre che estenuante è stata una delle più suggestive che ho potuto seguire da cronista sportivo, e riguarda il febbraio 2015. A capo del Bari come presidente c'era allora Gianluca Presidente, Gianluca Paparesta, Antonio Cassano aveva rescisso, aveva rotto col Parma, tante volte ha rotto nella sua carriera con le società dove è stato, e il presidente Gianluca Paparesta, ci fu una partita in serale a Bari dove presenziò anche l'allora presidente della Serie B Amodi, dichiarò pubblico il suo interesse per Antonio Cassano, e c'era tempo fino alla fine del mercato degli svincolati, ovvero il 27 febbraio. Questa trattativa durò poco meno di un mese. Cassano fu tentato, lo ammise anche qualche anno dopo ai microfoni di Sky Sport, che fu vicino al passaggio in bianco rosso per ancora una volta, però poi non si è fatto nulla, perché lo stesso Cassano non ha preferito scegliere altri lidi, quello di Genova, un ritorno alla Sampdoria, piuttosto che tornare nella sua città che l'aveva lanciato nel grande calcio. Per le conoscenze, amicizie, insomma, l'attaccante estroso Castello, che non ha mai avuto quindici una lingua, molte volte ci ha fatto arrabbiare quando ha parlato, e disse la verità: non torno perché sarebbe stato per me molto difficile a Bari ripetermi, però sono stato molto vicino e ci avevo molto pensato al ritorno. Quella per me, vissuta anche da cronista sportivo, è stata sicuramente più che estenuante, è stata una bella suggestione, un sogno che dato poco più. Caspita. Di lì non ti nascondo che non dico che ho preso in antipatia Cassano, però di lì mi sono distaccato poi totalmente dal talento Cassano, che resta comunque uno dei più grandi talenti del nostro calcio, ma soprattutto inespresso. Intanto c'è una nota vocale, andiamo subito ad ascoltarla. Nota vocale di Emanuele, ascoltiamo. Buongiorno ragazzi, sono Emanuele. È una trattativa di qualche annetto fa, abbastanza estenuante, fu quella che portò David Platt al Bari. E ricordo un'estate di tira e molla, viene, non viene, poi arrivò il giocatore, quindi una trattativa che andò a buon fine. Buona giornata. Sì, David Platt, ne parlavamo, Marco, possiamo rivelarlo, anche ieri quando stavamo pensando alla puntata, parlavamo proprio di Platt, quindi sì, anche quella fu una trattativa, però lì parlavamo insomma di un nazionale inglese, di un colpo da 90, di un grandissimo acquisto per il Bari. Allora, veniamo al Bari dei giorni nostri. Ieri allenamento, lavoro in palestra, poi lavoro tattico, sfida a ranghi misti, hanno svolto lavoro a parte, fatto lavoro dedicato Andreoni, Celiento e Dursi. Il nuovo ciclo di tamponi ha dato per fortuna esito negativo per quanto riguarda quest'oggi, seduta singola di allenamento. Marco, si allenano di mattina, sono già allenati o si allenano nel pomeriggio? Penso il pomeriggio, no? Nel pomeriggio, dove è anche atteso l'arrivo del nuovo acquisto, dovrebbe essere anche di firma, ne parleremo a breve, però si alleneranno nel pomeriggio. Ecco, ne parlavo anche ieri con Riccardo. Andreoni ancora con problemi, insomma, dovrebbe essere ancora pubalgia per lui, no? Sì, si parla sempre dello stesso problema, e a quel punto quasi certamente tornerà al suo posto il buon Semenzato, che ormai è diventato un jolly difensivo, e il suo posto dovrebbe essere, a questo punto dovrebbe ritornarci Semenzato quasi sicuramente. Intanto ieri si sono giocati due recuperi, Bicelli e Casertana 0-1, era il recupero della 17ª giornata, poi Juve Stabia Casertana 0 a, anzi no scusate, Bicelli e Casertana non c'entra assolutamente nulla, era Juve Stabia Casertana 0-2 e Catanzaro Viterbese 0-0. Veniamo al calciomercato. La prima notizia è stata rilanciata ieri da alcuni siti napoletani, si riferiscono a Diakité, giocatore difensore del Teramo,
Secondo diversi siti napoletani, il Napoli avrebbe fatto un'offerta al Teramo, offerta però rifiutata perché ritenuta troppo bassa. Per quanto riguarda il calciatore, pare che si sia convinto ad accettare Bari come prossima destinazione, però ovviamente se non c'è l'accordo tra le società, difficilmente la cosa può andare in porto. Personalmente ho indagato un pochino su questa trattativa, da quello che mi risulta da fonti di Teramo, insomma, viene confermata la distanza tra domanda e offerta tra Napoli e Teramo e l'operazione però si farà, ma molto probabilmente a giugno, quindi per il momento Diakité non dovrebbe vestire il bianco-rosso. E poi notizia dell'ultima ora, rilanciata da Gianluca Di Marzio, riguarda le cessioni. Vicinissimo l'addio di Zaccaria Hamlini, il centrocampista classe 91, è vicinissimo al passaggio al Gubbio con la formula del prestito secco, operazione in chiusura. Marco, era inevitabile, però quello che dico, con tante pretendenti, c'era anche il Monopoli, l'Alessandria qualche mese fa, va a finire al Gubbio, che non penso sia proprio una primissima scelta. Dispiace un po', il giocatore che meriterebbe di giocare in qualche altra piazza, un po' più importante, no? Sì, assolutamente. Il Gubbio, se non mi sbaglio, è il tredicesimo addirittura nel suo girone e lotta per non evitare i play-out. Quindi sicuramente è una soluzione, non dico di degrado, ovviamente, se è il termine più sbagliato, però mentre per Montalto e simili ci sono state situazioni migliorative nonostante l'addio, per Amiri non è così, avrebbe sicuramente meritato un destino diverso. Aggiungo in chiusura a quelle di calciomercato, già da ieri verso le 20 avevo saputo di Esposito, che era fuori rosa vicino alla Juve Stabia, lo do per certo, mancherà solo l'ufficialità a titolo definitivo verso appunto le Vespe. Allora, per quanto riguarda Cianci, da quello che mi risulta, questa mattina c'è stata la firma con il Bari, c'è stata anche la firma di Romero, attaccante della Juve Stabia, che è stato prelevato dal Bari e girato in prestito al Potenza. Poi questa mattina dei dirigenti del Bari sono andati a Potenza a prelevare Cianci, che è in viaggio verso Bari, probabilmente sarà anche arrivato, quindi tutto fatto per Cianci, nuovo attaccante del Bari. Marco, non so se anche tu confermi queste notizie. Sì, confermo che appunto sta per arrivare a Bari, probabilmente o assisterà agli allenamenti e comunque magari ne prenderà domani. E aggiungo a quello che già hai detto che l'allora Pietro Cianci, che non ha mai giocato col Bari, però ha fatto parte del settore giovanile, fu scoperto da De Trizzi insieme poi a Tomasicchio e Fabio Sperduti perché stava al Dicagna Brescia e poi ha giocato nel Bari, nel settore giovanile, allenato da Giovanni Loseto, prima con gli allievi, giovanissimi allievi, insomma ha fatto diverse categorie con mister Giovanni Loseto. Mi ricordo il quesito odierno: qual è la trattativa più estenuante nella storia del Bari Calcio? C'è Pasquale che dice scherzosamente: dico Daniele Cacia, per diverse sessioni di mercato sembrava vicino al Bari. Più seriamente, le trattative più difficili sono quelle degli ultimi anni. Anche con questa proprietà assistiamo a dei parti prima di fare un acquisto, tipo quello di Cianci. Spesso i comunicati ufficiali arrivano dopo che i giocatori si sono già allenati con la squadra. Se è vero, questa è una. È un qualcosa che ho notato anch'io. Spesso, vabbè, si vede che vogliono essere proprio sicuri sicuri prima di dare le ufficializzazioni. Un altro messaggio di Michele: ciao Nicola, ciao Marco. Secondo voi quanto c'è di vero circa la notizia lanciata da Sport Italia sul fatto che De Laurentiis ha chiesto le dimissioni di Giuntoli per il mercato fallito a Bari? E se così fosse, non pensi sarebbe un po' un colpo per noi tifosi? Allora, la notizia l'ha data Sport Italia, è stata però ripresa anche da vari siti napoletani, quindi è una notizia che sta circolando. Il punto è, allora, tutti noi sappiamo, anche se in maniera non ufficiale, insomma, che Giuntoli influisce, diciamo così, influisce nel mercato del Bari. Poi da qui io non credo invece, cioè sono certo che Giuntoli ci sia il suo zampino nel calciomercato del Bari e non solo, quindi su questo sono d'accordo e confermo quello che ha detto, quello che dicono Sport Italia e sui siti napoletani. Però da qui a pensare che come dire
Giuntoli possa essere non confermato per gli errori fatti a Bari mi sembra un po' difficile, perché non ha agito probabilmente direttamente, insomma si è fatto degli errori, li ha fatti principalmente a Napoli, quindi penso che sia quello il principale peso che si porta a Giuntoli, quindi l'aver sbagliato a Napoli. Ricordiamo anche l'acquisto di Osimhen e tanti altri giocatori che magari non stanno andando bene a Napoli, quindi una notizia un po' strana, non lo so, però alla fine vedremo se verrà confermato o meno Giuntoli. Che ne pensi, Marco? No, penso che sia una notizia messa un po' lì per caso, nel senso che il Napoli è vero che ha contattato altri tecnici dopo che non sta andando bene Gattuso dopo la pesante sconfitta contro il Verona, quindi sono sicuro che se su giudizio il direttore sportivo Giuntoli semplicemente per l'operato di Napoli, anche perché lui non è presente sul territorio, l'anno scorso magari aveva più peso quando c'era Scala, ma con un direttore sportivo quale come Romerone è ovvio che comunque Napoli ha sempre il suo peso, non penso che una sua eventuale licenziamento, comunque messa in discussione della sua posizione, possa dipendere dai mancati risultati del Bari, anche perché il campionato è ancora in corso e sappiamo benissimo che i De Laurentiis, soprattutto per quanto riguarda la gestione Bari, sono molto più soft, molto più pacati. Per esonerare Cornacchini ci hanno messo un po' la quinta di campionato, però fu confermato nonostante non c'erano i presupposti, i crismi per poter confermare mister Cornacchini. Questo per dire, non credo assolutamente che se dovesse essere sollevato dal suo incarico Giuntoli sia per quanto riguarda Bari. In questo momento è un mercato difficile e tutto si svolge con i prestiti dalla Serie A alla Serie C. Antonio ci scrive: viste le slot che si stanno liberando, in quali ruoli credi che arriveranno rinforzi? Se arriveranno, aggiungo, Antonio. Ma io comunque credo di sì, qualche altra cosa il Bari la farà, probabilmente, come diceva anche Antonio Guido, potrebbe arrivare qualche altra cosa in attacco e forse qualcosa a centrocampo. Mi auguro un centrocampista di qualità e un attaccante con caratteristiche diverse ovviamente da Cianci. E questo è quello che mi aspetto, vedremo, certo ormai il tempo è veramente ridotto, chissà se avverrà, però mi aspetto ancora qualcosina dal calciomercato del Bari. Poi Emanuele ci scrive: anche il Desi Bis fallito non fu niente male, andò via, andò dove tuttora, vale a dire a Parma. Marco, tu ti aspetti altri colpi? No, mi aspetterei almeno un altro colpo a centrocampo. Sapevo che il Bari è ancora alla ricerca di un esterno sinistro. Ho verificato per quanto riguarda su Galano, non c'è nulla di vero. È stato infortunato, però, Galano. Tra l'altro è anche infortunato, ci vorrà ancora 20-30 giorni prima che possa riprendere regolarmente. Però so che il Bari sta cercando anche un esterno sinistro, oltre che comunque potrebbe intervenire laddove si dovesse verificare un affare per prendere un centrocampista, anche perché con Amlili si libera stasera, potrebbe verificarsi, se si verificano le possibilità, prendere il centrocampista. Perfetto, vedremo. Su Galano, vabbè, come detto, è infortunato, quindi chissà, ma non credo neanche io alla voce di Cristian Galano. Bene, siamo giunti al momento dell'intervista. Quest'oggi con noi un doppio ex molto molto particolare. Saluto e ringrazio per essere con noi l'ex calciatore, tra le altre, di Sampdoria, Atalanta e Palermo, Morris Carrozzieri. Ciao Morris. Salve, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, se avete domande da fare a Morris Carrozzieri, il 393-949-7483, altrimenti la nostra chat di Spreaker. Allora Morris, partiamo subito da te, aggiornaci un pochino, dove sei, di cosa ti occupi, sei ancora nel mondo del calcio? No, sono qui, vabbè, al Milanovo, però dei locali a San Benedetto, ristoranti, e quindi sto lì. Come mai non hai continuato nel mondo del calcio? Il calcio non è più il calcio di una volta. E quindi ho iniziato all'inizio, ho finito la carriera, ho fatto qualche direttore sportivo, però non è più il calcio nostro, il calcio di una volta, ecco. Ecco, tu sei stato un difensore prestante, forte forte fisicamente, sicuramente un difensore ancora moderno. Ti sarebbe piaciuto giocare in Inghilterra? Sì, ma io non ho avuto richieste di andare in Inghilterra. Se puoi alzare un po' il tono della voce, Morris, un pochino, ci sentiamo un pochino basso. Sì, in
dico, ho avuto richieste dall'Inghilterra quando giocavo, quindi, però ho sempre rifiutato, perché poi giustamente se poi da giovane esci nel giro qui in Italia, esci nel giro della nazionale. Avuto, quando giocavo all'Atalanta, ho avuto la richiesta del Campano, scusa, del Key Park Rangers quando c'era Priadore che mi ha chiamato, e poi anche del Fula, a Palermo. Però non te la sei sentita di cambiare, di trasferirti? Ma no, perché a Palermo avevamo una squadra, grandissima squadra, con poi incontravamo per la Champions, ma abbiamo perso la finale di Coppa Italia, una squadra che molto per cambiare italiano. Ecco, tu sei. C'era con Ronaldo, Ronaldinho, Ibrahimovic, tutti questa gente, Totti, Del Piero e via scorrendo. Tu sei nato a Giulianova, la tua carriera è iniziata nel Castel di Sangro, ricordi i tuoi inizi? No, la mia carriera è iniziata a Giulianova. La mia carriera è iniziata a Giulianova, avevo 4 anni, sono stato qui fino a 15 anni. Poi mi prese una squadra Atalanta, però mi sono rotto il ginocchio e quindi mi diedero una squadra che di vicino qui in Abruzzo a Chieti. E feci un anno qui, feci 2 anni qui a Chieti. E dopo da lì fu la favola Castel di Sangro, la Spindini preso per fare la primavera, però feci solo 6 mesi perché poi mi presi il Bari e andai subito a Bari, perché a molti italiani, io Cassano, Milanaia. Tra un po' parleremo del Bari. Carriera brillante, la tua con qualche neo, c'è qualcosa che non rifaresti? Bah, ti dico che non rifarei, sono gli errori che ho fatto io. Quello che ho pagato io personalmente è stato il mio errore, non mi accorgo nessuno, il resto rifarei tutto. Quindi io solo eviterò quell'errore lì, è stato un errore mio personale, quindi per il resto rifarei tutto. Hai militato in diverse piazze, ho citato prima la Sampdoria in fase di presentazione, la Sampdoria, l'Atalanta, il Palermo, ma ci metto anche Lecce, Arezzo e Varese. Ecco, a quale piazza sei maggiormente affezionato e perché? Ma diciamo quasi tutte, Palermo mi è rimasto più nel cuore, perché ho fatto 3 anni, prima anche l'Atalanta, Sampdoria, che è stata la squadra che mi ha lanciato in Serie A. Diciamo, sono rimasto molto legato a tutti, anche al Bari, perché il Bari ha vinto uno scudetto con Matarrese, anche poi... e quindi anche a Bari fa tutto il settore giovanile, sono rimasto, insomma, diciamo che Bari è stato il mio punto di lancio. Una domanda per te da parte di un tifoso, Pasquale, che dice: un caro saluto a Morris, mi fece gioire in una bellissima serata del giugno 2000 nella vicina Misano Adriatico, con un suo gol battemmo il Milan nella finale di campionato primavera, tra l'entusiasmo dei tifosi biancorossi presenti e dei tifosi neutrali presenti sugli spalti. Quindi più che una domanda un ricordo, Morris, di quella finale di campionato primavera, l'anno che abbiamo vinto lo scudetto primavera a Bari. Invece con io, Bari-Milan. Sei un doppio ex di Bari e Teramo. Col Teramo hai collezionato 39 presenze, realizzando 5 reti nella stagione 2002-2003. Che ricordi hai di quell'esperienza? Ma Teramo, io ho sempre detto, è stata una parentesi aperta e chiusa, perché io ero al Bari, ero andato al Martina Franca. Poi Martina Franca non avevo mai giocato in C2. Dopo che il primo anno avevo fatto 30 partite in C1, torno al Bari, il Bari non mi vedeva, così mi sono preso a Martina Franca, dove in C2 non giocavo, e ci fu uno scambio a gennaio con Gagliarducci, andai a Teramo, in 6 mesi vinci il campionato C2-C1, l'anno dopo il Teramo riscattò dal Bari in C1, e feci 30 partite, 2 partite, 5-6 gol in C1, e poi andai subito alla Sampdoria, perché il Teramo diede al Bari Motta e Viso. Sì, lo ricordo, Simone Motta. Un'altra domanda da parte di un tifoso, Carlo, un caro saluto a Carrozzieri, chi era il più talentuoso di quel Bari primavera? Beh, è inutile che lo dico, eravamo Cassano, avevamo Antonio, ma avevamo anche con la Fortezza, avevamo una bella squadra, diciamo, a livello di quelli davanti, diciamo, anche Google, Di Naia, quindi avevamo una bella squadra. Il mister lasciando i mani con un grande allenatore.
Ecco, veniamo a andiamo proprio sulla tua esperienza a Bari. Come mai non è mai esor come mai il club non ha creduto in te fino in fondo, fino a farti esordire in prima squadra? Guarda, perché secondo me è nel periodo proprio che il Bari, l'anno io quando arrivai dal Castel di Sangro, era il Bari di Masinga, Osmanowski, il Bari che c'era, faceva da Natale, c'era Zambrotti, così fu quel Bari che nei Cruz difese, Innocenti, insomma quel Bari, la prima di Mancini. Io mi allenavo in prima squadra, il Pascetta mi chiamava sempre. Però ecco, feci quella primavera e io però quell'anno feci il militare, quindi stavo fino al giovedì a Roma e poi tornavo solo il giovedì a Bari e il sabato giocavo. E quindi è stato quell'anno lì che il Bari poi si è salvato. L'anno dopo retrocesse, però in B mi rivoleva il Bari a gennaio, che c'era Tardelli allenatore. Però io ho scelto di non tornare per un semplice fatto, perché ero in C1 con il Teramo e stavamo secondi in classifica, stavamo puntando a vincere il campionato. E poi a gennaio ci fu quella cosa che mi disse una volta: guarda, io ti ho dato la parola alla squadra di Serie A, ho parlato già con Regalia e con il Bari, noi gli daremo Piso e Motta e tu sei già più vicino a me, devi rimanere qui fino alla fine di venire in Serie A. E io gli diedi fiducia e fu lì che io a fine anno dalla C1 al Teramo andai a giocare a Sampdoria e con 5 mesi insomma feci 30 partite in Serie A dalla C1. Ecco, il Bari poi ti ha più cercato in seguito negli anni successivi. No, l'ultimo anno quando c'era Guido Angelozzi nel 2011-2012, dopo dopo che persi la finale di Coppa Italia con il Palermo contro l'Inter, io gli dissi a Guido: guarda Guido, io riprendo, cioè vengo da questa cosa, ero stato già fermo 2 anni con la squalifica, poi rientrai a Bari, feci 6 partite, più feci la finale di Coppa Italia, cioè scusa, rientrai a Palermo. E lì mi disse: guarda, se hai occasioni, guardi, io aspetto la Serie A, poi se mi capita, così dice a Guido, parlai anche con Matarrese, ancora Vincenzo, presidente. Dice: presidente, io se non c'ho la Serie A vengo a Bari, qualsiasi chi mi chiama io torno al Bari. Queste sono le parole. Dopo 2 ore sentito Angelozzi, mi chiama Osti, che era il direttore sportivo che ha avuto la Talanta e che stava a Lecce, e io mi giocai la carta a Lecce, anche perché ho detto: guarda, voglio ricominciare la Serie A, che poi quell'anno retrocedemmo. Però ecco, avevo dato la parola al Bari nel senso che B per B non avrei stato nessuna B. Se arriva la Serie A, come disse Guido Angelozzi al presidente, gli dissi: tempo un giorno, io decido. Se non arriva la Serie A, vengo in B. Dopo 2 ore mi arriva la chiamata, mi disse: guarda, devo giocarmi a 33 anni, devo andare ancora in Serie A. Poi ecco, Lecce di una squadra, diciamo Muriel, Quadrato, allenatore di Francesco, io, Otto, Domo, che ci sono, una bellissima squadra, che quell'anno penso che siamo pure dei processi. Però ecco, fu questa la mia cosa che avevo detto, insomma, non avrei mai accettato una pista, non era andata a Bari. Poi ecco, l'anno dopo dei retrocessi, dopo non ho cercato niente, a Varese, dopo il Big, playoff, la Serie Interessante questo retroscena di Moris Carrozzieri. Ancora un tifoso, Boris, un saluto, un abbraccio a Moris Carrozzieri, un gran bel difensore. Gli piacerebbe tornare a Bari, magari da dirigente. Beh, hai detto che hai lasciato il calcio, quindi non credo, no? No, ho lasciato, ma ancora dopo faccio qualcosa, ecco, mi chiamano così, mi hanno chiamato anche qualche squadra per fare il direttore, così faccio. Ma certo, a Bari non è volentieri, sono stato 4 anni, anche se da ragazzino, però sono stato bene, insomma, ho tanti amici, sento tanto, quindi volentieri tornerò a Bari. Venendo al Bari dei giorni nostri, questo Bari di Auteri, segue ancora un pochino quello che sta accadendo, cosa ne pensi? Ma sì, seguo, c'ho un mio carissimo amico che è qui del paese mio, qui il Contenucci, c'è lì, che di qui, ci sono una squadra ragazza di qui, quindi lo vedo, mi dà anche il consiglio di andare a Bari, perché Bari è una piazza che non merita la C, come non lo merita il Palermo, come non lo merita la Tattana, quindi sono piazze che devono risalire immediatamente nel calcio. Vedo che insomma De Laurentiis giustamente hanno speso, hanno progettato, però ecco purtroppo la C è un campionato difficilissimo, non basta portare nomi, anche se Pinto sta facendo bene, anche che fa benissimo, però ci vuole sempre per vincere, per me, io sono il paese che ci vuole giocatori di categoria, non bastano nomi. Per te, con me c'è anche il collega del quotidiano di Bari, Marco Iusco. Marco, una domanda per Morris.
Sì, Maurizio, ti chiedo se nel tuo periodo alla Samp ti è capitato di confrontarti con Francesco Flachi, anche lui, diciamo, in bianco-rosso, non è mai riuscito ad esprimersi ad alti livelli, pure se ha giocato in prima squadra. Ti è capitato di parlare del Bari, e se quindi comunque c'è stato questo rimpianto, questa condivisione, insomma, di rimpianto? Allora, con Francesco abbiamo giocato insieme alla Sampdoria 2 anni, con Flachi, quindi sì, abbiamo parlato, lui del Bari, anche quando lui era ad Ancona, che allenava mia suocera, con Giorgino, che allenava Flachi ad Ancona, quindi abbiamo parlato anche del Bari, ci mancherebbe. Ma Bari è una piazza che allerta tu, cioè è una piazza allettante, quindi vogliono tutti venire a Bari, chi non vuole venire a Bari. Quindi sì, il rammarico che io non ci ho mai giocato in Serie A, Francesco non penso che sia venuto in B o in A, non mi ricordo adesso. Serie B. Serie B con Fascetti, Ventola, Di Vaio, quel Bari lì, Bari che poi comunque andò in Serie A. Ecco, anche con Nicola abbiamo parlato tante volte, sì. Il Bari, Nicola, stato insieme a 2 anni all'Atalanta, quindi Bari è una piazza che piace a tutti, che non piace a piazze come Bari, però purtroppo, ecco, ma come ripeto, Bari, Palermo, così sono piazze che adesso sono andate un po' giù, che è un campionato che loro non guardano, quindi, però purtroppo il calcio è così. Hai citato la Ternana. Secondo te è irraggiungibile con quel più 8 oppure il Bari può ancora avere delle speranze? Ma il campionato è ancora in lungo, quindi giustamente la Ternana 8 punti sono tanti, però in questi campionati non bisogna mai mollare, uno come abbassa la guardia si ritrova subito sotto, quindi se il Bari non abbassa la guardia e la Ternana continua a vincere, se tra i playoff, se proprio che parso falso, non so se c'è ancora lo scontro diretto, la posso ancora giocare. Ecco, ti chiedo infine, Morris, se hai qualche messaggio da girare ai tifosi del Bari che ci stanno ascoltando. Loro hanno fatto delle domande a te, tu vuoi dire qualcosa a loro? Ma io la cosa che mi auguro con tutto il cuore è che il Bari torni nel calcio che conta, ecco, Serie A, che c'è come città, come tifoseria, come imprenditori, che adesso come sono i De Laurentiis, penso che le forze le hanno, quindi mi auguro il più presto possibile di vedere il Bari in Serie A. Ecco, come vedi questa questione multiproprietà, De Laurentiis proprietari sia del Napoli che del Bari, insomma c'è un po' di maretta qui a Bari per questa questione, non si vuol fare la fine della Salernitana? C'è maretta perché come in tutte le parti, anche per la Salernitana di Lombardo, in tutte le parti, se si vince non c'è maretta. Io penso che De Laurentiis non è uno stupido, è un grande investitore, penso che sia fatto un passo del genere per riportare il Bari di dove torna, ma sicuramente lui, dato che a Napoli un po' lo contestano, un po' così, appena avrà l'occasione di vendere il Napoli si dedicherà ufficialmente al Bari. Perfetto, io con questo ringrazio, è stato veramente un piacere averti con noi, Morris. Ringrazio Morris Carrozzieri, l'augurio di vederti nel mondo del calcio nuovamente. Okay. Grazie Morris. Grazie, un abbraccio a voi. Grazie. Ciao, grazie mille, ciao. E allora, questo Morris Carrozzieri, beh, ci ha svelato parecchie cose, Marco. Insomma, poteva tornare a Bari questo colloquio con Regalia, poi l'offerta del Lecce, io non ne sapevo niente. Insomma, sarebbe stato un bel acquisto per il Bari, no? Assolutamente, perché ovviamente in quegli anni ci sarebbe servito come al Paolo con la sua stanza. Aggiungo, non ho fatto in tempo a chiederlo, che prima della squalifica per doping Carrozzieri ha fatto parte anche del Milan, dove c'era anche Dario Hübner, allenatore me in Cina nel 2003, quindi sicuramente è stato un giocatore di grande caparbietà, e che se non fosse stato altro per quegli incidenti di percorso probabilmente avrebbe avuto una carriera ancora di maggiore rilevanza. Mi è piaciuto, infine, nonostante lui non sia mai passato probabilmente dalla prima squadra, non ha mai potuto esordire, a differenza magari di Flachi, come non porta rancore, no, e così anzi. Quando c'è la possibilità ha scelto Lecce, però era sincero, cioè, a parità di altre squadre avrei scelto Bari, senza soldi, senza ma cioè questo, insomma, che mi ha fatto molto piacere, il messaggio che ha voluto far passare, senza rancore, insomma. Sì, cioè, anche io mi aspettavo magari un po' di rabbia per non aver giocato a Bari, però lui è stato molto schietto e sincero, insomma, ha detto le cose come stanno. Peccato, il Bari è un po' la stessa storia di Le Grottaglie, un altro giocatore che poteva
che a Bari alla fine non abbiamo mai visto, se non nel settore giovanile. Un altro giocatore che magari è stato un po' trascurato, ma che poteva fare bene in prima squadra col Bari, poi addirittura Legrottaglie è arrivato nella Juve, ma anche Carrozzieri ha fatto una signor carriera, Atalanta, Palermo, come l'ha detto anche lui, ha giocato in grossi club, è stato cercato anche da importanti club inglesi, insomma un giocatore che ha fatto una carriera importante. Sicuramente il Bari ha sbagliato in quella circostanza. Bene, questo Carrozzieri, vediamo la rassegna stampa di quest'oggi, Gazzetta dello Sport, Cianci e il cambio di rotta, il Bari insegue gol e baresità, rivoluzione in attacco nonostante le tante reti già realizzate, dietro l'arrivo del centravanti c'è anche una nuova strategia. Poi a Teramo c'è Candellone con Mara Santenucci, quindi a Teramo ci dovrebbe essere la conferma del tridente Candellone, Mara, Santenucci. Diciamo che è anche scontato, visto che Cianci probabilmente, insomma, si allena e si allenerà solo oggi, non sarebbe normale farlo partire dal primo minuto. E poi c'è Dursi che ha ancora problemi. Marco, per quanto riguarda questo discorso, se ne sta parlando tanto, ne ha parlato anche io, come abbiamo letto, Franco Cirici oggi sulla Gazzetta dello Sport, della baresità, tu ci credi a questo elemento? Nel caso di Cianci sì, perché ha fatto tanto per venire a Bari, voleva Bari, lo so già da quest'estate, poi non si sono verificate le condizioni tali, ha rinunciato anche a delle situazioni pendenti col Potenza pur di accasarsi a Bari. Io penso che per il ragazzo possa essere un valore aggiunto, un ragazzo che, ripeto, avendo fatto chiacchierato, fatto anche delle interviste con chi l'ha allenato quando era a Bari, che era poco più che un ragazzino, è cambiato tantissimo, c'ha solo 24 anni, anzi 25 a breve, che compirà il 2 febbraio, ed è cambiato tantissimo, perché non solo si sapeva già inserire all'epoca, ma perché può portare anche maggiore forza fisica, e penso che col tridente, con Antenucci e Marras, si potrà intendere meravigliato. Uno come lui, che ha voluto fortemente Bari, sono sicuro che a prescindere dai valori tecnici possa dare qualcosa di più. Le aspettative sono sicuramente tante, non è mai semplice, soprattutto essere profitti in terra, però sono sicuro che questo ragazzo potrà dare qualcosa di più anche rispetto a colui che sta sostituendo Montalto, che è andato in Serie B. Ma io su questo non lo so, non, certo, mi auguro che Cianci possa diventare un punto di riferimento nel Bari, però per me Montalto l'ha dimostrato anche, soprattutto all'inizio campionato, è un giocatore che vale, un giocatore importante. Speriamo che Cianci possa fare addirittura meglio, questo è l'augurio di tutti noi. Corriere dello Sport, Cianci Bari, fumata bianca, arrivano i gol, un bomber per Auteri, va a sostituire Montalto, finito in Serie B alla Regina. Nella serata l'accordo con il Potenza, i biancorossi prelevano Romero per girarlo ai Lucani. Ecco, non so se l'abbiamo detto questo, al massimo andremo a ribadirlo, non ricordo, il Bari per completare l'operazione ha dovuto prelevare, sì, l'abbiamo detto, il giocatore della Juve Stabia, Romero, Romero che questa mattina si è recato nella sede del Potenza per firmare il contratto che lo legherà al club potentino in prestito. Però Marco, questo è un calciatore alla fine che se ho capito bene, se le notizie sono giuste, è un calciatore di proprietà del Bari alla fine, quindi Bari ha fatto un altro acquisto, se vogliamo. In teoria sì, tra l'altro è un calciatore anche 4 cm più alto rispetto 2 metri a... perché è proprio 2 metri, calci 1,96. Sì, sì. Però sì, il giocatore è un altro giocatore di prospettiva, anche perché noi ci auguriamo che Cianci possa fare il meglio, però c'è il diritto di ricompra da parte del Sassuolo, stimato intorno ai 500.000 euro, una bella cifretta, che magari se Cianci dovesse confermarsi come ha fatto nella prima parte di stagione, allora magari saranno soldi spesi bene, però diversamente sarà comunque una cifra molto impegnativa per un Bari che sin qui è andato avanti con prestiti, insomma in questa parte stanno andando avanti con prestiti, non acquisti a titolo definitivo. Sempre sul Corriere dello Sport, come De Tommasi e Palmieri, meglio tardi che mai, il Bari e i baresi, una storia diversa. Questo, come detto, sul Corriere dello Sport, sì, ci sono stati tanti baresi che hanno vestito la maglia del Bari. Noi auguriamo a Cianci le migliori fortune, speriamo che possa essere comunque un calciatore importante, perché insomma sarebbe doppiamente bello vedere un calciatore di Bari far bene nel Bari. Io penso che anche per noi semplici giornalisti e tifosi
sin da piccoli il sogno sia sempre stato quello di poter giocare nel Bari. Tutti penso che abbiamo immaginato da piccoli di giocare nel San Nicolo, nel della Vittoria, dipende anche un po' dall'età, però è un po' il sogno. Quindi noi auguriamo a Cianci di realizzare il suo sogno, cioè quello di far bene con la maglia del Bari. Vi ricordo un'altra notizia per quanto riguarda il calciomercato, l'abbiamo data prima: Amlili, vicinissimo alla cessione, finirà al Gubbio. Marco, concludiamo per quanto riguarda le cessioni. Se va via Amlili come pare, chi altri potrebbe lasciare Bari? Si parla di Perrotta, Corsinelli è andato via, chi altro secondo te potrebbe lasciare? Chi altri potrebbe lasciare Bari? Oh, vabbè, su Perrotta so che ci sono comunque solo dei timidi sondaggi in pool circostanza, però non penso che ci possano essere altre cessioni. L'obiettivo già da luglio, da agosto, era quello comunque di cedere Amlili. Se le cose dovessero stare così, penso che il Bari non farà neanche altri, non ci saranno altre cessioni, neanche alla fine quella di Perrotta, perché a meno che non dovesse entrare un difensore, perché comunque stando quasi sempre in emergenza, con Celiente ancora non recuperato del tutto, un difensore in più può sempre servire. Concludo, Nicola, dicevo del sogno del San Nicola. Da giornalista ci ho giocato un 5 maggio in un evento di Western Group con i giornalisti e fu qualcosa di fantastico. Quindi figuriamoci per un barese come Cianci, il secondo della gestione della Laurentiis, perché il primo è stato Nicola Turco. Sì, è vero. Nicola Turco poi che fine ha fatto? Avevo perso un po' le tracce. Altro giocatore che ha avuto poca fortuna, non penso sia ancora di proprietà del Bari. Vediamo un pochino che fine ha fatto. Allora, Nicola Turi attualmente gioca nel Foggia. Foggia come squadra? Può essere, sì, Foggia, stava già dall'andata. No, è andato ora al Foggia, perché me lo dà svincolato il 23 gennaio del 2021, è passato al Foggia. Era svincolato, quindi è passato al Foggia. Nicola Turi, non lo sapevo. Vabbè, allora. Com'è? Lo ritroveremo a breve nel giro di Lo ritroveremo, sì, come avversario. Bocca al lupo anche a Nicola Turi. Bene, veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto non capirai, puntata nostalgia qui su Radio Biancorossa. Saluto e ringrazio per avermi affiancato il giornalista del quotidiano di Bari e direttore di 100% Bari, Marco Iusco. Marco, grazie mille, appuntamento a quando ci sentiamo noi a sabato, perché ci sarà Teramo Bari, quindi prendiamoci un tè caldo. Grazie Marco. Ciao, forza Bari. L'appuntamento con Tanto non capirai invece per domani, sempre alle 14, sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao. Di questa voce chi Tanto non capirai.